Siamo al Teatro Manzoni di Milano, dove, dopo il successo delle passate edizioni, è in corso la quarta edizione di Manzoni Cultura, la rassegna ideata da Edoardo Siloslabini, che come ogni anno intervisterà importanti personaggi del mondo della cultura, dello sport e dello spettacolo. Signore e signori, questa sera al Manzoni Cultura, Vincenzo Salemme. Salemme lo conoscevo e l'unica cosa che ti posso dire su Salemme è che è un genio. Sarà 6 anni che vengo dal vivo a vederlo. Sempre qua al Teatro Manzoni, tra l'altro. Bravissimo. Questa sera, per il terzo appuntamento della rassegna, Edoardo Siloslabini intervista Vincenzo Salemme, uno dei volti più amati della commedia italiana. Allievo di Edoardo De Filippo e sempre diviso tra cinema e teatro, il poliedrico attore, impegnato su questo palco con lo spettacolo Una festa esagerata, svelerà gli aneddoti che lo hanno portato alla maturità artistica tramite video e foto inedite. Allora, devi sapere che io sono una persona, l'avete capito forse, piena di paure, di incertezze. L'unico posto, l'unica zona della vita dove io riesco ad essere veramente un uomo forte, libero, bello, è quando recito. Grande novità di quest'anno la partnership del format Manzoni Cultura con Mondadori Store, che parallelamente al Manzoni ospita 4 degli 8 appuntamenti della rassegna. Partner ufficiale come sempre Elior e da quest'anno anche la partecipazione di Unibel. Dov'è il copione? Tutti quanti. Mo vediamo con Mugaccia, come minimo lo tortura. E io, non lo so, la disperazione. Veramente avevo pensato di usare il vostro metodo, di andare a suggeritore. Questa è la sua faccia. Vado scordato copione. Tutti, Mugaccia invece, brava, copione non serve a niente, il ragazzo può fare a suggeritore. E quindi vinci 100 punti. Soprattutto mi è piaciuto il fatto che trasparisse l'amore che lui prova per il teatro. Una comicità pulita, simpatica, senza parolacce, e si è confermato una persona molto gradevole, veramente molto intelligente. Vi auguro soprattutto coraggio, perché secondo me per vivere la più grande virtù che è necessaria è il coraggio. Ci vuole sempre coraggio per essere se stessi, senza paura. Buon anno a tutti, buon Natale. Vi facciamo gli auguri, li facciamo insieme, di buon Natale. A chi? A tutti coloro che hanno seguito e seguiranno i prossimi appuntamenti di Manzoni Cultura, tra i quali quello di stasera è mio, ma ormai è tardi per venire voi, chi c'è, chi non c'è, non c'è, ma ai prossimi appuntamenti, perché questo signore qua li fa veramente molto, molto, molto belli. E pensate che non l'ho manco pagato. Lui non paga, no? Io ho chiesto dei soldi, ma non dai nessun modo. Vi diamo quindi appuntamento qui al Teatro Manzoni l'8 gennaio con l'atleta pluripremiato Alex Zanardi. Per questa sera è tutto, ma ci sarà ancora molto altro.